Uno statement sulla partita, una grande vittoria. Sì, una grande vittoria e onestamente per le condizioni in cui siamo arrivati alla gara non è vero inaspettata, perché alle ragazze avevo detto che questo gruppo qua è un gruppo che ha mostrato già nel primo mese dei valori dal punto di vista umano e sapevo che potevamo andare oltre i nostri limiti. Così abbiamo un pochino esagerato, probabilmente non mi aspettavo neanch'io così tanto bene in queste condizioni, senza Jackson, perdendo Fondren all'intervallo, già con altre giocatrici della rotazione fuori. Insomma, dai, siamo super strafelici, due punti che valgono 8. Ha impressionato soprattutto la qualità sia in attacco che in difesa e la tenuta mentale sul loro ritorno con Fondren fuori. Bravissimo, e anche secondo me lì è stata la chiave, perché dopo l'intervallo potevamo avere un calo anche emotivo per via dell'assenza anche della nostra leader, sicuramente tecnica. Sulle triple di Estebas. Sì, esatto, sulle triple di Estebas abbiamo visto un po' i fantasmi dell'anno scorso, dove perdevamo sempre in rimonta, quindi noi dello staff che eravamo lì anche l'anno scorso abbiamo detto oh cacchio, risuccede, e invece no, perché questo qua è un gruppo proprio che anche nella difficoltà, in tutte le partite di precampionato, quando siamo andati sotto siamo riusciti a rimontare e quando eravamo sopra siamo riusciti a tenere. È un bel segnale, credo. Parlando delle congratulations for your victory, please. Thank you for the thing. I think we did a great job, like in offense and in defense. After, we still need to improve, like at the practice, because we know that it's gonna be tough. And yeah, just I'm so proud of my team right now because we won the first game and that's it. I'm really happy. Like. Thank you. You're welcome. Dichiarazione della partita. Sapevamo che con il Genoa è sempre una partita tosta, in più all'opening day è campo neutro, quindi c'erano ancora dei fattori di rischio in più rispetto al solito. Complimenti a loro perché ci hanno messo in grandissima difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Poi noi abbiamo aggiustato un pochino la difesa e siamo ripartite nella seconda frazione. Ecco, oggi eri piuttosto motivata perché si giocava vicino a casa tua e lo sei visto in campo. Sì, no, sono sempre motivata, sono più le partite che ho fatto che quelle che mi rimangono, e giocare un opening day a Genova per me è speciale, non ho mai giocato così vicino a casa mia, quindi c'era tutta la mia famiglia, sono felicissima e sono felicissima per questa vittoria. Grazie mille. Uno statement sulla partita. Allora, abbiamo fatto a tratti una buona partita, forse con qualche prestazione individuale al di sotto delle nostre possibilità, e la prima spero che abbia giocato un po' l'emozione, abbia giocato la partita sicuramente impegnativa, potevamo fare meglio, abbiamo da lavorare, ci siamo allenate praticamente per tutto il precampionato senza tre lunghe, aspettiamo Gustavson che rientra, devo dire posso prendere degli spunti positivi, delle cose sicuramente su cui lavorare, e spero che individualmente riescano qualcuno a far fuori. Io ho un problema anche con Sperfugo che oggi è stata poco bene, pensiamo alla prossima. Ti volevo chiedere che aspetto ti ha deluso di più oggi la squadra, quello mentale, quello tecnico? Guarda, senti delusione, non parlo mai di delusione, ma parlo sempre di spunti per lavorare. Ti ha soddisfatto di meno? Non essere delusa dopo la prima partita del campionato perché non mi sembra corretto, penso sempre a che cosa posso aggiungere al bagaglio, se potremmo lavorare in quei popolari. Questo è un mio modo di essere. Per la Coppa? Che, nel senso, tra un po' inizierà l'Eurocup. Sì. A che punto siete? Tu hai detto prima che state costruendo. Ho fatto due settimane lavorando senza tre lunghe, quindi lavorando quasi tutto, spezzettando i giochi. La Coppa inizia tra due settimane con una partita impegnativa perché giochiamo contro il Besiktas, che era una squadra che voleva partecipare all'Eurolega, ha due giocatrici come Schio che rientrano dalla WNBA, probabilmente non è quella la partita da vincere, ma noi ce la metteremo tutta. Statement about the game.
Okay, before the game I have to give a congratulations for the organization. It was really lovely and a celebration of basketball, and we really enjoyed it, everybody, not just the games but also the organization, the atmosphere. It was really, really nice, and everybody deserves the congratulations about that. About the game, I think that we're still a new team, and we make a lot of mistakes in defense. We allow them, especially on the first quarter, to score a lot, but somehow we fix them on the second, on the third quarter. We play much, much better, and I think the second and third quarter was the quarters that we decide the game that will go in our, will come in outside. In general, we have, like a new team, we have many things to fix, a lot of things to fix, but we like very much the team that we have. We like very much the group of the players that we work all together, and we are very optimistic for the future. Allora, conosciamo tutti i livelli di Venezia, è campione d'Italia e penso sia una squadra più che fortissima. Siamo partite abbastanza bene, siamo arrivate lì al primo quarto, abbiamo combattuto bene la prima metà, in difesa c'eravamo, anche l'attacco andava abbastanza, la seconda anche con un po' di stanchezza fisica le abbiamo subite di più, poi loro sono a un livello veramente veramente alto e siamo comunque contente della prestazione, era la prima partita, quindi possiamo solo che imparare e portare a casa e capire su cosa lavorare. Sei contenta della tua prestazione personale? Ma sì, in difesa avrei potuto fare meglio, però insomma in attacco c'ero abbastanza e ho capito anch'io su cosa posso fare meglio, come aiutare le mie compagne, come loro possono aiutare me, insomma come prima partita non è stata male, ma possiamo solo che imparare. E poi potete anche migliorare, perché quando parti affrontando il top poi il resto è in discesa. Speriamo, non diciamolo troppo ad alta voce, però sicuramente prendere Venezia come prima partita, come prima avversaria non è facile, ma sicuramente più parti in alto di livello, più ti rendi conto su cosa puoi fare meglio e lavori e basta. Testa bassa e lavorare. Grazie mille. A voi. Grazie. Abbiamo iniziato la prestagione, la prima Eurocup, sempre giocando in casa, abbiamo sempre giocato al Tagliercio, era importante oggi giocare, rompere il ghiaccio. Abbiamo, devo dire, ruotato il più possibile, buona partita sicuramente di Tortona, buona squadra, una squadra che metterà in difficoltà più di qualche compagine in questo campionato, complimenti a loro. Importante molto il terzo quarto, quando loro sono arrivati almeno 12 o 13, li abbiamo rispinti a 22, abbiamo trovato alcune buone giocate, soluzioni, sono felice per le ragazze, era una partita che ovviamente riservava le difficoltà del caso, perché in genere in questi opening day c'è sempre, no, la sorpresa, e non volevamo essere noi la sorpresa negativa, e quindi grazie alle ragazze, buona partita. Sembrate già in forma Eurolega. Allora, intanto siamo in forma campionato, domani un'altra e poi ci pensiamo dalla settimana prossima, bisogna rimanere lì partita dopo partita. Grazie, grazie. Come uno stimolo per migliorarci, per cercare di avere il nostro vicenda qualche domanda. Ecco, diciamo che come esordio incontrare subito la Reyer non è proprio il massimo del benvenuto, però da qui in avanti ci saranno, incontrerete squadre molto più abbordabili. Come vedi il campionato di Dertona? Intanto non vedo squadre abbordabili, perché secondo me il livello sarà comunque alto, ogni partita avrà le sue difficoltà. Il nostro campionato deve essere quello di, appunto, come dicevo prima, di alzare il livello del nostro gioco, l'asticella, attacco, difesa, anche adeguarci a una fisicità. Oggi ovviamente affrontiamo una squadra d'Eurolega, quindi alzare appunto la nostra qualità di gioco adattandola anche all'aspetto fisico. Grazie mille.